Buonasera, benvenuti a Internotto. Ci siamo un'altra settimana, altri ospiti. E che ospiti, ragazzi! Andiamo veramente a parlare con un signore della televisione, Giancarlo Magalli. E poi nella seconda parte ci sarà Sua Maestà Mauro Pagani. Il suo nome racchiude tanta di quella storia della musica che ne sentiremo davvero delle belle. Però questa è una settimana in cui io vedo già i miei condomini più rilassati. Sarà che abbiamo ripreso un po' a vivere e anche nella speranza che questo coprifuoco vada sempre più verso orari notturni, vero Tiziana di Tonno, mia cara? Oh, Eh? buonasera. Ma buonasera, ma come mi sei Ma sono formata? rimasta al 1970-75 più o meno, della signorina Beh, te li buonasera. porti benissimo i tuoi 300 anni. Senti, questo coprifuoco ce la facciamo, che dici, a Guarda, ce la vivere la faremo, notte? anche perché avere un'ora in più, vivere un po' la città all'aria aperta, rivedersi con gli amici, magari mangiare anche qualcosa fuori insieme, perché no? Ci farà sicuramente bene Eh sì. e mi farà arrabbiare un po' di più perché come mamma, insomma, sai, preferirei avere i figli, no? Perché insomma, lo il so. lockdown, il primo lockdown io ho dormito Lo sonni so, adesso riniziano le profondi. preoccupazioni, lo so, Meraviglia. vabbè, sapremo sopportarle, insomma, in Oh. cambio della libertà agognata. Andiamo dal nostro musico felice, Alessandro, ciao. Buonasera, ciao Paola, ciao a tutti i nostri cari condomini, buonasera. Alessandro, io so che tra l'altro questa sera tu hai pronto per noi un omaggio importante che farai a Mauro Pagani. So che la cosa ti emoziona anche tanto, ma insomma non anticipiamo nulla e stiamo su questo argomento che stavo toccando con Tiziana. A te quanto manca il poter vivere la notte? Guarda, infatti proprio sinonimi e contrari del coprifuoco, la parola coprifuoco mi fa pensare alla movida, no? Cioè proprio vivere la notte, il divertimento. Diciamo che incrociando le dita siamo fuori dal tunnel, insomma, dopo un anno Speriamo. abbondante, posso dire che ho aggiornato, ho fatto l'upgrade del mio vocabolario personale, cioè termini come, che ne so, coronavirus, virologo, assembramento, Basta, basta. lockdown, cioè non ne posso più. Adesso Basta. la parola, nemmeno ripartenza, perché l'ho già risentita e è stata proprio anche falsa la ripartenza, quindi Hai diciamo ragione. basta, cioè abbiamo giocato a nascondino e adesso facciamo tana liberi tutti. Hai ragione, perfettamente. E chissà il nostro The Journalist se invece è uno di quelli che ama andare a dormire presto presto. Mi sa di sì. Bene, Ah, una via di mezzo. insomma, però cara Paola, dai, chi l'avrebbe mai detto che un termine così antipatico come il coprifuoco, le sue rimembranze belliche, tornassero d'attualità nel terzo millennio quando tutti i paesi dell'Occidente, dopo il grande secondo conflitto mondiale, hanno deciso di contemplare nei loro atti costitutivi il più assoluto ripudio alla guerra. In realtà, da poco più di 15 mesi in guerra ci siamo tornati, anche se il nostro nemico non ha truppe corazzate, carri armati, cacciatorpedinieri o i popolarmente celebri sorci verdi, così la gente esclamava quando apparivano all'orizzonte gli aerei pronti a sganciare le terribili bombe di color verde, appunto. Il nostro amico, nemico anzi, è invisibile ad occhio umano, ma ha seminato in tutto il mondo milioni di morti, quasi 130.000 solo in Italia, e ha stravolto le nostre vite costringendoci ad enormi sacrifici ed inferto anche danni incalcolabili al tessuto economico. Intanto perché si chiama coprifuoco? La risposta, cara Paola, viene addirittura dal Medioevo, quando a una certa ora della sera risuonava una campana o squillava una tromba per avvisare la popolazione a coprire con panni bagnati i bracieri o le lanterne per evitare incendi notturni. Da qui il termine, appunto, coprifuoco. In epoca moderna l'utilizzo più recente di questa parola risale appunto alla Seconda Guerra Mondiale, quando le sirene avvisavano la popolazione che erano in arrivo flotte aeree pronte a bombardare ed era assolutamente ovviamente necessario mettersi al riparo. Il coprifuoco che ci viene chiesto oggi a torto viene banalizzato con battute del tipo evidentemente il Covid-19 preferisce diffondersi in ore serali. Il senso della richiesta che le autorità a malincuore ci fanno è che affollare le strade la sera, quando si è finito di lavorare, creare assembramenti nei locali o nei ristoranti aumenta il rischio di contagio, specie con la diffusione di fastidiose varianti. Si può ritenere che il termine delle 22 è eccessivamente severo, soprattutto per i ristoranti che dopo mesi di obbligata chiusura fanno obiettivamente fatica a ripartire in questo modo. Oppure pensiamo ai teatri, ai cinema, ai luoghi dello spettacolo così penalizzati. Andrebbero meglio, le cose se il termine fosse possibile
posticipato le 23, magari le 24 esagerato. In ogni caso lunedì prossimo il governo scioglierà le riserve su questo punto, sperando che sia capace di fare sintesi tra senso di responsabilità e buonsenso. Tuttavia, cara Paola, quando tutto questo sarà finito, io il termine coprifuoco non lo rimetterei frettolosamente in cantina, me lo terrei comunque buono, ad esempio per tutti quelli che il grande Umberto Eco definiva gli imbecilli ai quali internet ha dato diritto di parola, quelli che prima parlavano solo al bar e subito venivano messi a tacere. Ecco, se per negazionisti del Covid, terrapiattisti, gli integralisti del Novax e i leoni da tastiera si riuscisse a prevedere una sorta di impedimento a ogni forma di espressione, magari la parola coprifuoco mi risulterebbe perfino simpatica. Lo stile di un uomo è la perfetta sintesi tra il suo modo di essere e il suo modo di agire. In via Milano 68 a Pescara c'è chi riesce ad interpretare alla perfezione tutto questo e a coniugare gusto ed eleganza attraverso la giusta scelta di ogni capo di abbigliamento. E sono soltanto due le condizioni per farlo: competenza e qualità dei prodotti. Se cerchi il tuo stile, cercalo bene e non accontentarti. Da Sintesi in via Milano 68 a Pescara troverai le tue risposte. Ed eccoci qui. Allora, intanto Luca, grazie per queste profonde riflessioni, ma adesso è tempo, perché tutto è pronto per accoglierlo. E sto parlando del primo ospite di questa serata, celebre conduttore, volto molto amato della televisione italiana. Lui è anche autore televisivo, anzi nasce come autore televisivo, sceneggiatore, attore, doppiatore. Per non farsi mancare niente, pensate che ha scritto anche canzoni. Insomma, è una cosa curiosa ma verissima. Talento poliedrico, dunque, che lo ha reso familiare a molti, insomma, agli italiani tutti, mi verrebbe da dire, che da anni lo seguono quotidianamente al timone di noti programmi Rai. E tra l'altro I Fatti Vostri quest'anno sono 30 anni che lo conduce, beh, l'avete capito. E poi, si può avere un condominio senza lui? Giancarlo Magalli, benvenuto! Buonasera, grazie, bentrovati. Eccoci, allora, la parola... Non neanche quando morirò avrò tante parole di... In realtà era molto più lungo, perché riuscire così a sintetizzare una carriera così non è stato facile. A un certo punto abbiamo dovuto tagliare, bisognava per forza chiudere. Anch'io avrei dovuto tagliare anch'io forse un po' di cose di quelle che ho fatto. Però vabbè, c'è sempre tempo per rinnovarsi. Per esempio, ancora... tra le informazioni che non ho dato in questo cappello introduttivo è che nel 2006 è stato nominato commendatore al merito della Repubblica Italiana, quindi insomma anche roba seria. Come... Questa è una cosa, beh, è un riconoscimento che fa piacere, una beneficenza che fa piacere, anche perché è un po' più di cavaliere, perché il cavaliere ho scoperto che li fanno tutti cavaliere, sono quasi tutti sono cavalieri ormai. Come datore un po' di più. Certo, c'è il grande ufficiale che è ancora di più, ma magari... c'è ancora tempo. Però per ora mi accontento. Beh, c'è ancora tempo. Abbiamo rischiato di averla come Presidente della Repubblica. Insomma, ci può stare anche... No, quello è un rischio che non abbiamo corso, né voi né io. Era solo sì, un sondaggio quello là di un quotidiano. Ma due voti ci furono, se la memoria non mi inganna. Due voti alla Camera, però nel sondaggio ne ebbi 24.000 di voti, che furono il doppio di Rodotà e il quadruplo di Zagrebeschi, quindi ne ebbi parecchi, ma era un voto un po', come dire, era un voto a dispetto, insomma. In quel sondaggio votarono me come indicazione del fatto che non volevano più la vecchia nomenclatura che aveva raccolto i primi voti di quel sondaggio, quindi i primi votarono i vecchi, i secondi dissero no, basta con questi nomi, con questa gente, vanno meglio magari. E fu un gioco, però insomma fu interessante, fu divertente almeno. Quantomeno fu divertente, certo. Come sta vivendo questo lento ritorno alla vita, Magalli? Io devo dire che sono sempre stato abbastanza ottimista, uno che non mi sarei ammalato e ho mantenuto questo impegno perché non mi sono ammalato, adesso sono vaccinato, quindi sono anche più tranquillo. Bene.
Però non mi sono ammalato, non perché sono stato particolarmente fortunato, forse anche quello, ma perché ho rispettato i distanziamenti, le regole, le mascherine, insomma tutto quello che veniva chiesto di fare, lavarti le mani, ho fatto tutto. Poi alla RAI devo dire che abbiamo avuto una task force che si è insediata appena è scoppiata la pandemia, che ha fatto bene, hanno lavorato bene, hanno, però ci hanno tolto tutto, perché intanto hanno tolto il pubblico, hanno tolto, certo, l'orchestra, gli ospiti, hanno chiuso il reparto trucco, il reparto parrucco, la sartoria. Siamo in una condizione un po' misera, però di fatto anche lì, anche a Via Teulada, ci sono stati 3 casi sporadici su centinaia di persone che lavorano, quindi vuol dire che anche la RAI ha fatto bene la sua parte. Certo, ha fatto un buon lavoro. Allora, per noi italiani, lei è anche una figura non solo familiare, e questo viene da sé ormai dopo tanti anni che entra nelle nostre case, ma soprattutto ci riesce sempre a strappare un sorriso, perché arriva di lei tantissimo la sua ironia, che è un'ironia molto arguta comunque, e da diverse ricerche è emerso che le persone ironiche sono più intelligenti. Perché? Ma è roba seria, adesso sto dicendo cosa. Perché? Perché richiede, l'ironia richiede una maggiore capacità di scrutare, di capire, di interpretare la realtà. È uno sforzo mentale incredibile. Lei ne è cosciente di questa sua parte intelligente così esposta? No, vabbè, no, non mi sento così geniale, però sicuramente per praticare l'ironia bisogna tenere il cervello un po' sempre in movimento. È un po' come chi gioca a scacchi, no? L'abilità del giocatore di scacchi è quella, mentre gioca, di andare avanti e valutare tutte le possibili conseguenze della sua mossa. Cioè lui deve pensare, se muovo questo, lui che fa? Muove quello, allora io poi potrei muovere quello, però lui muoverebbe, e sia avanti, e chi è capace di andare più avanti alla fine vince. È lo stesso un po' qua, cioè io non lo faccio apposta, ma mi sorprendo costantemente a pensare cosa direi in quella situazione, se quello facesse questa cosa, e poi quando mi capita le uso queste cose. Cioè, io mi ricordo Paolini, quel famoso rompiscatole, il famoso rompiscatole. Io avevo pensato, poteva capitarmi che un giorno mi prendesse di petto, e evidentemente nel mio cervello avevo elaborato delle risposte che avrei potuto dargli se fosse capitato. E è capitato? Era il 6 gennaio di un anno in cui io feci Fantastico, ho fatto Fantastico, era il 6 gennaio, era la puntata finale, eravamo fuori del Teatro delle Vittorie, io e Milly Carlucci, con il pubblico che stava entrando, e questo sconsiderato mi arrivò addosso, lì eravamo in strada, e parlando nel mio microfono, lui allora aveva questo slogan, mi urlò: usate il preservativo, che andò in onda, ma io non mi scomposi più di tanto, e forse perché appunto me l'ero già immaginato, mi risposi immediatamente guardandolo in faccia e dissi: ma se l'avesse usato tuo padre, quanto saremmo più contenti noi? È certo. E lui non replicò, il giorno dopo i giornali scrissero: magari distrugge Paolini con una battuta. Ci voleva proprio, perché è stato un disturbatore seriale davvero. Esatto, però per dire che insomma, ecco, sì. Se il cervello sta sempre un po' in movimento, orientato in un certo modo, poi alla fine torna utile. È un po' come fare cruciverba, cercare sempre la risposta prima che arrivi la domanda. Tiene la mente allenata, mi sembra un bel allenamento. Io dicevo prima nel cappello introduttivo che quest'anno sono stati 30 anni dei fatti vostri. Sì, non li ho fatti tutti e 30, perché sarei già morto, credo, di fatica, di stanchezza, di noia anche. 30 anni fa li ho cominciati, i fatti vostri. Nel 91, sì. Esatto, nel 91 assieme a Fabrizio Frizzi, facemmo metà anno per uno, cominciò lui, mentre io facevo Club 92 con Gigi Proietti, poi io andai a fare i fatti vostri al posto suo e lui andò a fare Scommettiamo che. E avremmo dovuto fare lo stesso anche l'anno successivo,
poi i piani cambiarono, perché scommettiamo che venne anticipato a settembre, perché abbinato alla lotteria di Capodanno. Io avevo già un impegno, allora arrivò Castagna, allora fece la staffetta con Castagna, poi io sono rientrato, abbiamo fatto un po' di staffette con Giletti, con Sabani, con qualcun altro. Però da 20 anni lo faccio io, ecco, di questi 30 anni i 2/3 me li sono fatti io, questo è una, e non sono, e non sono pochi. Tra l'altro in questi giorni si fa un gran parlare della prossima edizione, si parla di un quiz, io adesso non voglio strapparle nessun tipo di anticipazione, ci dica lei solo che vuole. Quello che vuole, tema libero. Più o meno quello che hanno scritto più o meno è vero. Quello che non hanno scritto è che per quello che riguarda i fatti vostri, a me piacerebbe tanto ritornare a fare la staffetta. L'ho proposto, ho detto il programma è cominciato così, si è fatto così per tanto tempo, rifacciamolo. Io entro a settembre, a dicembre lascio il posto a qualcun altro che arriva poi a capire, come abbiamo sempre fatto. E spero che l'approvino questa cosa, perché io un'altra annata intera non ce la faccio a farlo. Fino alle feste ci arriverei volentieri, però nel frattempo, da novembre in poi, mi hanno dato un quiz che per me è come una terapia, ecco, perché dopo anni di fatti vostri, di fatti seri, di cose, di delitti, si gioca un po'. Un quiz però sulle parole, quindi scherzoso. Leggevo un quiz sulle parole, quindi sarà comunque un quiz... Sì, dovrebbe essere un quiz carino, basato sulla lingua italiana. Sulla lingua italiana. Però è fatto in maniera divertente, ha un bel ritmo con i concorrenti che, se li scegli bene, sicuramente simpatici, insomma, danno vita. Vediamo, magari venisse bene, mi faccio un paio d'anni proprio di detox con il... Ci vuole. Il quiz. E poi me la contenzione, basta, mi sono stufato. Ci vuole, la capisco perfettamente, ma un po' di stimoli vanno assolutamente cercati. Sì. Io vorrei fare con lei una riflessione sulla televisione, credo che sia la persona giusta. Perché? Perché molti dei suoi programmi, anche in veste d'autore, hanno cambiato il modo di fare la televisione nazional popolare. E oggi noi stiamo vivendo proprio anche grazie, per, se vogliamo dire grazie al lockdown, a tutto quello che ha comportato in questi 2 anni, stiamo vivendo uno spostamento della TV sulle piattaforme digitali. Penso ad Amazon Prime, dove i programmi che sta mettendo su stanno avendo un grande successo. Ecco, lei che idea si sta facendo di questo cambiamento, forse epocale, della TV? È un cambiamento innegabile, anche se è un cambiamento lento. Se parliamo per esempio di Amazon Prime, che io ho e che qua sono abbonato, a parte di Amazon sono credo uno dei migliori clienti italiani, ma ho anche Amazon Prime, ho l'abbonamento, e poi ci riferiamo a LOL, per dire, che è un programma molto carino, dove c'erano anche parecchi miei amici, quindi ho tifato molto, mi sono divertito, l'ho guardato. Ecco, LOL è proprio l'antitesi di tanti programmi. Intanto è stato girato in un giorno, questa è una cosa assolutamente inedita. Si sono chiusi una giornata, 8 ore dentro quella stanza, e hanno fatto 6 puntate. E questo è veramente molto, molto nuovo. Ha avuto successo nel senso che poi i giovani fanno tendenza, se ne parla, su Twitter, su Facebook, però se andiamo a vedere gli ascolti, LOL, insomma, Amazon non ha degli ascolti enormi, quindi gli ascolti, se LOL avesse fatto gli ascolti che ha fatto su Amazon, l'avesse fatto sulla Rai, li avrebbero chiusi dopo una puntata. Però resta un programma innovativo, carino, su una piattaforma innovativa e carina, però devono crescere anche Sky. Quindi insomma il cambiamento non è ancora proprio arrivato, quindi secondo il suo punto di vista il cambiamento arriverà quando le piattaforme digitali, i canali tematici eccetera cominceranno a fare degli ascolti più importanti. Intanto è importante che ci siano, cioè, perché avere delle alternative è importante, avere dei canali tematici io lo trovo molto bello, cioè chi ama la storia si guarda il canale di storia, chi ama la geografia si guarda la geografia, e questo mi piace, lo trovo bello e democratico. La televisione generalista, come quella che io ho fatto e che conosciamo, è destinata ad avere un pubblico
che diventerà un pubblico di nicchia, come adesso è di nicchia invece quello che guarda LOL. Si invertirà. Ci vuole un po' di tempo, si invertiranno. Tra l'altro io mi sento di dire che magari è uno smanettone della tecnologia, perché una sera ero a casa tranquilla, entro in Clubhouse e riconosco questa voce di Amagalli su Clubhouse. Sì, mi incuriosiva, mi incuriosiscono tutte le tecnologie. Io ho avuto il primo computer della mia vita, l'ho avuto nel 1977, non ce l'aveva neanche la questura, il computer all'epoca, neanche la Banca d'Italia ce l'aveva, io ce l'avevo fatto io dall'America, non c'era il software, me lo scrivevo da solo, però sono sempre stato un appassionato di tecnologia, quindi sono stato tra i primi su Facebook, eccetera. Twitter no, non mi piace, è non pericoloso per me, perché ti arriva la cosa, la tentazione di fare la battutaccia in tempo reale, per me sarebbe fortissima, poi ne pagherei le conseguenze sicuramente. Quindi, Twitter no. Però con Clubhouse era un'idea carina. Già mi sono un po' stancato, devo dire la verità, però. Perché credo che si siano stancati in tanti, perché c'è un po' una caduta di Clubhouse, così. Ma perché è partito come un posto carino dove si parlava con gli amici. E questo è bello, no? È come bello, che ne so, andare al pub, chiacchierare, sì, ognuno su vari argomenti, ognuno dice la sua. Ma anche al pub, se ci si siede in otto e parla solo uno tutta la sera, gli altri sette si rompono un po' le scatole. E a Clubhouse succede questo, che in quasi tutte le room a un certo punto c'è uno che attacca il pippone di due ore e io me ne vado. È verissimo, è vero. Vabbè, andiamo adesso dal nostro The Journalist, che è la persona seria del condominio, mettiamola così. Ah, ce n'è uno serio? Ce n'è uno serio, uno ce lo teniamo stretto perché insomma non se ne trovano più, e lui raccoglie anche un po' gli umori del web, vediamo che cosa ci dice Luca. Beh, intanto un caro saluto a Giancarlo Magalli da parte mia. E poi vabbè, si è fatto un gran parlare ovviamente della classe d'oro, della classe di ferro, non so, quella classe composta da personaggi straordinari, tra cui Giancarlo Magalli e ovviamente anche il nostro premier Mario Draghi. Gli avranno fatto tantissime domande su questo, però Filippo di Cesena in qualche modo dice una cosa diversa. Ma la sua opinione di Mario Draghi, conoscendolo da così tanto tempo? Ma allora, intanto distinguiamo. La mia frequenza scolastica con Mario Draghi risale a 60 anni fa. Tra l'altro una classe ricca, non solo Mario Draghi. No, c'era Luca Montezemolo, c'era Gianni Di Gennaro, c'era Luigi Abete. C'era un sacco di gente che poi è diventata famosa in quella scuola. Poi mi hanno cacciato a me, tra l'altro, il primo liceo mi hanno proprio buttato fuori a calci, e sono andato in un'altra scuola dove invece ho fatto la maturità, cioè ho fatto il liceo e la maturità, e da Montezemolo e Draghi sono passato a De Sica e Verdone, perché sono stati i miei compagni nell'altra scuola, sono stati loro. Però. Cristian, Manuel De Sica e Carlo Verdone, però mi sono divertito. Ecco, dicevo, sono passati tanti anni, quindi io non è che mi ricordo quando i giornalisti mi chiamano, com'era Draghi? Ma io, sì, più o meno me lo ricordo, ma mi ricordo che era uno che studiava, era molto bravo in matematica, latino, andava benissimo in tutte le materie. Senza essere però secchione, cioè non era di quelli che non ti fanno copiare, stanno là. Era uno che si divertiva, non era divertente ma gli piaceva divertirsi, quindi se non faceva così, le battute forse, ma se le facevano gli altri lui partecipava e rideva, era una persona simpatica. Sì. Ma credo che la domanda di Filippo fosse sull'opinione attuale, sul quello premier Mario Draghi. Sì, quindi io come compagno di scuola lo giudico favorevolmente. Quello che sta facendo adesso mi piace, c'è una chat di ex compagni di scuola, di quella scuola, che sembra la Curva Nord, che tutti i giorni, dai Mario, forza, fagli vedere, ecco, voglio dire, quello forse è eccessivo, nel senso che capisco l'amore, la fratellanza e la colleganza scolastica. Credo però che stia facendo bene, ma lui è una persona seria, una persona che poi non ha mai avuto
altri interessi che non far bene il proprio lavoro. Certo. E lo ha sempre fatto, è certo. Uno che è stimato in Europa e nel mondo, cosa che non molti politici italiani possono valutare. È uno che quello che ritiene giusto fa e non si fa influenzare da nessuno, quindi mi pare che fino adesso abbia fatto bene quello che era stato chiamato a fare. Magali, noi siamo arrivati alla fine di questa piacevole chiacchierata, io ho sforato tantissimo, ma la tentazione di trattenerla è stata veramente irrefrenabile, per cui però adesso hai fatto bene. Ogni tanto via dalle regole. Adesso però mi tocca davvero salutarla, per cui io la ringrazio per essere stata nel nostro condominio e spero ci siano altre possibilità. Grazie. Grazie a voi. Quando divento presidente io poi ci dico. Ci conto, promessa presa, va bene. Allora, voi restate con noi perché tra poco ci sarà Mauro Pagani, non andate via. So contenta che mi sono messa quella crema proprio a collagena e mi ha proprio tirato tutto il viso, mi ha tirato proprio tutte le rughe, quanto sto bella. Tesoro, io ti devo salutare, ti stanno aspettando in televisione, va bene? Ciao tesoro, ciao. Amiche, amici, amico e amici delle amiche, buonasera. Maga Malocchio è ritornata con voi. Sono Maga Malocchio, per chi non mi conosce, strega fatta e fattocchiera. So quel che sarà e so quel che era. Leggo le carte, leggo le mani e vedo il passato, ma anche vedo il domani. Faccio fatture, rito voodoo, parlo con l'anima di chi non c'è più. Realizzo incantesimi, creo legami e le pozioni per superare gli esami. E una patente, avete bisogno di una laurea di ingegneria? Allora rivolgiti alla magia. Vieni da me, un colloquio di lavoro, un concorso statale. Tale, senza di me tesoro ti andranno male. Sono Maga Malocchio, strega fattucchiera e maga. Chi non viene da me prima o poi la paga. Avanti, avanti con una telefonata. Chi sei tesoro? Chi sei? Dimmi chi Maga sei, chi c'è in linea? Maga Malocchio, dimmi. Sono Renata da Milano. Ecco, tu sei Renata, vero? Te l'ho detto io. No, me l'hanno detto le carte, l'ho visto prima. Prima che tu mi chiamassi, ho visto, mo chiamo Renata. Allora, vediamo il lavoro, Renata. Ecco, va bene? Ecco, allora, vediamo che farai tanta strada, grazie, Renata. Grazie, farò carriera? No, vedi che ti rubano la macchina, tesoro, e quindi andrai a piedi e farai tanta strada a piedi, evidente anche che ti licenziano. Vediamo che dice il pendolo, tesoro, guarda, mo lo vedo subito. Allora, il pendolo, guarda un po', io voglio andare a sinistra, questo mi porta da qua. Guarda dove mi porto, guarda, 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 lo vedi, Renata? Sì. Guarda un po'. Sì, ecco, dove? E vedo una costruzione grande, questo è il Duomo, ecco. Nel tuo futuro tesoro io vedo il Duomo, capito? Ecco, ecco qua, a Milano, ecco qua. Ma io sono già a Milano. Hai visto che maga che sono? Ah, quando sono stata brava? Ho visto tutto, ecco. E l'amore, l'amore, è sempre a Milano? Oh tesoro, guarda, te lo dico subito, è uscito anche l'ombra. È uscito il Duomo, l'ombra, e infatti non vedo l'ombra di un uomo. Hai capito, tesoro? Non vedo proprio l'ombra di un uomo. State tranquilla, ecco qua, scusa un attimo. Stai leggendo i messaggi di fumo di qualche spirito? No, veramente, sto a sentire se ci ho messo il sale. Ma mi sa che ci manca un po' il sale e anche un po' di basilico. Dopo devo chiamare Armida, me lo faccio salire un pochetto. Io ti do appuntamento alla settimana prossima, va bene? Va bene, va bene, grazie. Perché domani mi sa che ci abbiamo un po' troppo di appuntamenti. Allora, ok? Okay. Allora tu vieni la settimana prossima, ok? Va ciao bene. Tesoro. Grazie. Ciao tesoro. Ciao, 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 ciao. Ecco, allora Maga Malocchio rimane sempre con voi. E mi raccomando, io sono strega, fattucchiera e maga, che non viene da me. Prima o poi la paga, capito? La paga. Fammi sentire un po'. Madonna. Qua ci sta un po' di sale. Senti, Armida, passami un po' il sale, per piacere, anche un po' di basilico. Arrivederci, arrivederci, amici e amiche delle amiche. Arrivederci. Chiamatemi, chiamatemi. Guarda un po', guarda. Pure una pochetta di ventricina ce l'avrebbe potuto mettere io qua, ma quelle concezze non ci piace.
Tra le nuvole e i sassi passa in sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? Tra le nuvole e il mare c'è una stazione di posta, uno straccio di stella messa lì a consolare sul sentiero infinito del maestrale. Day by day, hold me, shine on me. Day by day, save me, shine on me. Ma domani, domani, domani lo so, lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita ferma fatta per te e comincia domani. Domani è già qui, domani è già qui. Tra le nuvole e il mare si può fare rifare. Con un po' di fortuna si può dimenticare. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Non siamo così soli a fare castelli in aria. Non siamo così soli sulla stessa barca. Non siamo così soli a fare castelli in aria, non siamo così soli a stare bene in Italia. Ma domani, domani, domani lo so che si passa il confine. E di nuovo la vita sembra fatta per te e comincia domani. Basterebbe davvero questa canzone intitolata Domani, amorevolmente cantata dal nostro musico Felice questa sera, per raccontare la grande sensibilità artistica e musicale dell'ospite che vado a introdurre. Ma lui è davvero molto di più. Io forse faccio anche poco testo, perché lo dico senza veli, sono sempre stata professionalmente innamorata di quest'uomo cui dobbiamo opere della portata di Creusot de Mai, le nuvole realizzate con Fabrizio De André, ma anche perle del primo periodo della PFM di cui ha fatto parte, come la leggendaria Impressioni di settembre, per non parlare della preziosa operazione di rispolvero dei grandi classici napoletani fatti insieme a Massimo Ranieri, la recente revisione dell'opera di Francesco Guccini, le tante colonne sonore per film, molti di Gabriele Salvatores. Insomma, facciamo così, io provo a mettere da parte l'emozione e vi presento Mauro Pagani. Mauro, benvenuto. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera Mauro, felice di vederti. Io sono seduta, non mi posso inchinare, ma come l'avessi fatto, insomma. Senti, come esci da questo periodo pandemico che pare darci un po' di tregua? Ma è stata ovviamente molto dura per tutti, perché tutti siamo stati un po' obbligati a non solo affrontare delle difficoltà, ma anche a sentirci un po' da soli, no? Ad essere, di avere un po' meno a disposizione piccoli meccanismi anche quotidiani che ci aiutavano a passare il tempo, a dimenticare i nostri problemi. Abbiamo avuto tanto tempo per pensare. E per alcuni questo è stato molto bello, nel senso che molta gente è riuscita a crescere, a cambiare anche se stessa. Per altri è stata veramente dura. Naturalmente non può essere stato bello per le persone che hanno avuto il problema del lavoro, che non riuscivano a trovare più soldi, eccetera. Però dai, adesso
tutti insieme cerchiamo di essere ottimisti e sperare che un po' il Covid si annoi. Sì, addormenti da qualche parte e che cominci il domani proprio, tanto per citare questa splendida canzone che abbiamo ascoltato, che è una canzone che noi non riusciamo ad attribuire al passato. Per noi abruzzesi è una canzone sempre presente, perché ovviamente appartiene a una ferita sempre aperta, che è quella del terremoto dell'Aquila, perché ricordiamo che questa canzone domani, tra l'altro scritta interamente da te, perché tu, Mauro, l'avevi già incisa in un disco che si intitola proprio Domani ed è un tuo disco solista, poi è stata arricchita ovviamente da altri artisti, e questi 56 artisti italiani li ha riuniti alle Officine Meccaniche, che è questo luogo incantato che ti appartiene, nel quale nasce buona parte della migliore musica italiana. E tu, io devo strapparti, voglio farlo davvero dal cuore, un ricordo di quell'esperienza che per noi abruzzesi è stata così significativa, Mauro. Ma guarda, sai, cioè, innanzitutto ricordo lo sgomento di quando ci è arrivata la notizia di cosa stava succedendo e di quello che era successo, e non solo il numero dei morti, ma ci siamo tutti resi conto subito che era una ferita che ci avrebbe messo anni e anni e anni per essere ricoperta, per essere dimenticata. E difatti uno dei versi della canzone, che tra l'altro era proprio in qualche modo citava il problema, era proprio i più feroci, i più fortunati saranno quelli che riusciranno a dimenticare, no? Se riusciamo a dimenticare. Comunque, guarda, ci siamo sentiti al telefono con Lorenzo Giovanotti e con Giuliano di Negramaro. Sì. E ci siamo detti: dobbiamo fare qualche cosa. E in realtà poi Lorenzo mi ha detto: guarda, qui c'è qualcosa che bisogna fare, c'è bisogno di un sergente, di qualcuno che faccia funzionare la baracca. E io naturalmente ho detto sì. Avevamo la fortuna di avere lo studio, e poi in realtà abbiamo deciso, ho proposto di usare quel pezzo perché era un pezzo che mi piaceva molto, era un pezzo sulla speranza, sulla nostra capacità di risorgere, di credere che le cose possano migliorare e cambiare. E allora, siccome proprio di quello c'era bisogno di parlare, e non c'era tempo per scrivere un pezzo nuovo, perché i pezzi nuovi vengono bene quando decidono di venire bene i pezzi, certo. Ti metti lì e dici: ah, adesso scriverò un bel pezzo, e lo scrivi. No, ma poi quella canzone era perfetta, Mauro, non avrebbe avuto senso cercarne una diversa, perché... Per fortuna gli altri mi hanno un po' dato retta, nel senso che io ho detto: ragazzi, allora, secondo me questa canzone va bene, se vi va bene la facciamo, e tutti hanno detto sì, va bene. E la cosa incredibile è che tutti sono venuti in studio, sono venuti a spese loro da qualunque parte d'Italia. Ma c'erano poi veramente tutti, forse qualche assente giustificato, perché se ricordo bene all'epoca qualcuno non era potuto essere presente, ma insomma c'erano veramente 56 artisti, tutti celebri. È stata una cosa straordinaria, difficile che si possa ripetere, ed è così sempre qualcosa di incantevole ascoltarla, perché è una canzone che dà i brividi. Naturalmente non vorrei che ci debba essere un'altra occasione così problematica, così forte, per riunire gli artisti a fare qualche cosa. Certo, però per esempio ci sono altre cose per cui dovremmo ogni tanto ricordarci che si può e si deve fare qualche cosa. È vero, perché la musica può. Proviamo a ricordare anche, non so, la sorte di tutti quegli extracomunitari che non hanno
non hanno possibilità di avere un lavoro regolare, di essere di avere un medico a disposizione, che non hanno una casa in cui vivere, che sono qui da 10-15 anni e non sanno dove nemmeno dove andare a dormire. E mi è capitato di sentire qualche giorno fa delle storie incredibili, no? Cioè gente che diceva che nei primi 6 anni in cui era qui gli davano da mangiare gli avanzi di quello che davano i porci. No. Allora io non posso accettare, non posso accettare da persona, certo, da essere, certo, umano, certo, che succedano cose di questo tipo. E la sorte di tutta questa gente, che sono dei migranti viaggiatori come lo siamo stati noi per 100 anni, hai capito? Non possiamo a continuare a accettare che queste cose succedano, e che, non lo so, la malavita organizzata campi di questo, cioè si arricchisca di questo e ci sia un costante sfruttamento. Ma noi tu hai perfettamente ragione, tutto quello che stai dicendo è in assoluta sintonia con la tua sensibilità che è ben nota. È difficile poi conciliare tutto questo con la musica. Forse la musica qualche limite ce l'ha, Mauro. Ma guarda, purtroppo tutte le cose, cioè devo dire, sai, se vediamo le cose da un altro punto di vista, la musica, a parte isolati comportamenti o isolate situazioni, la musica campa da sola, no? Vive e deve vivere dei prodotti che vende. I giovani autori non sono aiutati, se non ultimamente, per fortuna, da lasciare qualche cosa, eccetera, eccetera. Però in realtà la condizione mediamente del musicista, eccetera, è una condizione di precarietà, no? E tutti, cioè, proiettiamo le grandi fortune dei pochi e dimentichiamo, sì, sì, cioè, quanto sia difficile vivere e campare di musica da parte dei tanti. È vero, è vero. E in questa fase poi con il coronavirus tutto questo è andato ancora a esplodere, allora, ancora di più. Però allora, Mauro, io ti devo fermare. Sì, solo per ricordare una cosa. La musica ha avuto una flessione della sua capacità di muovere denaro e di creare... Sì. Sopravvivenza e vita, ha avuto una flessione del 95%. Pazzesco. Allora, pensiamo a qualcosa che possono fare i musicisti per quello che ci secondo, ma pensiamo anche a quello che possiamo fare per i musicisti, che in questo periodo sono tra le categorie di lavoro che hanno più bisogno degli altri, e naturalmente vengono dimenticati, no? Perché si pensa che tanto la musica è divertente, quindi questi si divertono, non hanno mica bisogno di guadagnare, cioè, si divertono, questo gli deve bastare, no? Che è una roba, veramente insopportabile, no? Perché, ma anche perché se pensiamo al potere terapeutico che ha la musica, anche, insomma, bisognerebbe trattarla con maggiore rispetto. Mauro, io ti fermo un attimo qui perché andiamo adesso dal nostro The Journalist, il nostro Luca Pompei, che ha una domandina per te. Eccomi. Eccoci, buonasera maestro. Tante le domande che arrivano, ovviamente lo ricordiamo, sia sul nostro profilo Facebook che nella nostra casella postale interno 8@rete8.it. Intanto... Scusami se ti interrompo, ti sento poco, dovresti parlare sì. un po' più forte. Allora, alza sì. un po' la voce, Luca. Intanto un saluto da parte di Marco Contento, che è un musicista, compositore, batterista che ha collaborato nella tour Lanciatore di Coltelli del 2002 con Roberto Vecchioni, e quindi manda un saluto. E poi una domanda, lei ha collaborato con
tantissimi grandissimi autori, uno fra tutti Fabrizio De André. Ecco, Luigi di Pistoia ci chiede, De André è davvero un mito che dovrebbe essere nell'Olimpo, oppure ha un ricordo di questo straordinario artista ancora più umano e lo sente più umano e meno mito? Che idea ha di questa grande figura della, non solo della musica italiana, ma io direi anche della letteratura italiana? Beh, certo. Allora, io dico sempre che una grande fortuna, un gran privilegio è poter lavorare parecchi anni con un bravo autore, con un bravo poeta, eccetera, eccetera. Io però ho avuto la fortuna di lavorare 10-12 anni col più bravo di tutti. Allora, ed era il più bravo di tutti perché avevo una capacità di mettersi nei panni degli altri e di raccontare. Cioè, il grande discorso di Fabrizio è stata la sua capacità di raccontare i deboli, gli esclusi, i perdenti, parlare bene e fare cose che hanno a che fare col successo, eccetera, eccetera, è più facile, no? E invece Fabrizio ci ha ricordato che dobbiamo stare attenti a quello che ci sta intorno. La musica è una lingua, no? Ed è una lingua che ogni civiltà usa per raccontare se stesse, soprattutto per raccontare la parte irrazionale di se stesse. Ci sono delle cose che solo un brano di musica riesce a comunicarti fino in fondo, con tutte le definizioni della sua origine e del mondo culturale in cui è nata. Allora, la musica è così forte e importante che tutti noi dovremmo ricordarci che quando c'è uno così bravo che ci fa sentire cosa si può fare, che ci suggerisce cosa fare, dovremmo ascoltare e dovremmo fare in modo che i Fabrizio De André siano tanti, diventino tanti. Magari, cioè, forse ultimamente stiamo un po' più attenti ad avere e ad ascoltare, ad aiutare artisti e musicisti di successo. È bello, è importante, ma non basta. Cioè, dobbiamo essere Dipende anche da noi se ci sono, certo, i Fabrizio De André o meno, quindi è una responsabilità che ci dobbiamo prendere un pochino tutti, e questo mi sembra quello che io volevo solo ricordare. Scusami se ti interrompo. Dimmi tutto. È che i dischi non si devono comprare tutti. Adesso si può ascoltare tutto dappertutto, la radio si può ascoltare tutto dopo un po', però se ci piace un disco davvero di qualcuno, di un giovane, dobbiamo comprarlo per aiutarlo a riuscire a sopravvivere, a diventare bravo, perché tutti, da Fabrizio De André agli altri, per riuscire a fare dei dischi belli e bravi, pur in un mondo in cui la discografia aiutava di più gli artisti che non adesso, comunque ci hanno messo 3, 4, 5, 6, 7 dischi. Certo. E ogni disco era 2, 3, non ci sarebbero i Lucio Dalla, i De Gregori, non ci sarebbero se non ci fossero state queste continue chance iniziali. Allora, è vero, dico a tutti, quando ci piace qualcuno, quando ci piace un giovane, compriamo il suo disco, mettiamolo nelle condizioni di trovare spazio, di vivere dalla propria musica. E ne avremo del bene, perché lui scriverà ancora pezzi migliori e tornerà. È una ricchezza nostra. È vero. Mauro, sei sempre emozionante per me e per tutti, credo, perché sentirti parlare c'è molta sensibilità, conoscenza, cioè davvero sei un maestro. Io avevo tante altre domande da farti, spero ci sarà una nuova possibilità di riaverti qui in Terno 8. E ti lascio con un'ultimissima domanda, veloce, ti chiedo una risposta ferma. Tu sei un polistrumentista, io in tutti questi anni ti ho visto suonare la qualunque.
Hai, c'è qualche strumento che ti manca? Non lo so, il campanello forse di casa? No, hai suonato ovviamente anche quello. Guarda, io confesso che darei tutti gli strumenti che so suonare, che ho imparato a suonare negli anni, per suonarne uno, ma davvero bene, a livello che vorrei. Ma sì. Uno, ma al massimo. Tu suoni e molto questo bene purtroppo. perché con gli strumenti, con la musica, emozioni, bene è quello, il resto è tecnica e poco importa. Tu, Mauro, arrivi dal violino alla chitarra, qualunque strumento prendi. Ma adesso basta perché questa sera sono in vena di dichiarazione d'amore nei tuoi confronti e mi fermo qui, altrimenti potrei ferire la suscettibilità No, di qualcuno. andiamo avanti, che mi piace. Mauro, io spero vivamente di incontrarti presto e di riaverti qui. Intanto ti saluto per essere stato con Addio. noi. Grazie. Grazie, saluto tutti e grazie e buonasera a tutti. Grazie Mauro, un abbraccio e restate con noi perché tra poco non c'è Luciano Passeri, c'è una sorpresa, state lì. Ma che c'hai Paola? Ma un po' di pensieri perché penso così difficile, no? Cosa vuol dire? Ci sono passata anch'io, perché sono un po' più grande di te. Però guarda, io sono riuscita a dimenticare veramente tutte le brutture, le sofferenze. Guarda, ci sono stata malissimo anch'io per anni. Però adesso da quando... Poi è difficile proprio, capito? È difficile trovare. No, guarda, non è difficile, guarda. Vorrei dire alla mia età? No, ma per carità, non è quello. Eppure guarda, generale. accade. Sì. Perché quando incontri quegli occhi che ti penetrano, no? Io al primo incontro mi sono innamorata immediatamente e abbiamo dormito insieme subito, Ma no, guarda. Ma poi ci svegliamo insieme, mangiamo insieme, passeggiamo insieme, nuotiamo insieme. È veramente, la mia vita è cambiata da così a così. Che fortuna. È tutta un'altra roba, che veramente. Fortuna, che bello. No, vedrai che accadrà pure a te, stai tranquilla. Che bello, ma non è impegnativo? No, no, guarda, perché è amore vero. Scopri davvero e senti l'amore, l'amore puro, l'amore vero. E quando è vero? Guarda, no, con Aristide è stata veramente... È una storia meravigliosa, è una storia meravigliosa. Che bello, guarda, mi stai commuovendo, però fammelo conoscere, no? Guarda, devo essere tutto. Aristide, Aristide, vieni, amore, amore della mamma, vieni, vieni, Aristide, vieni, 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 mamma. Guarda, guarda. Aristide, tante care cose. Allora vi dicevo prima, intanto che bella emozione questa sera, Giancarlo Magalli, Mauro Pagani, io spero non vi siate collegati solo adesso su Rete 8, sulle nostre pagine Facebook, perché sarebbe veramente un peccato. Ma adesso non è finita qui. Intanto mandiamo un grande abbraccio a Luciano Passeri, che non è con noi perché ha avuto, insomma, diciamo un imprevisto familiare, lo abbracciamo davvero e andiamo però, abbiamo l'occasione per ringraziare una figura presente nel nostro programma, costante, sempre, al quale dobbiamo tante risate. Lui, lo avete letto spesso nei titoli di coda, è Massimiliano Elia. Ciao Massimiliano! Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci Massimiliano, tu sei colui che, insomma, scrive i testi per i grandi personaggi di Tiziana Di Tonno, lavori insieme a lei, a braccetto, siete, come dire, un duo fortissimo, un duo divertente. Che esperienza è stata, Massimiliano? Lunga. Dai che siamo alla fine, un Ma paio di puntate. Molto dolce, anche molto dolce, come confesso. Il campionato di calcio, una cosa, no. Molto dolce, no, sono state tante, tante puntate, quindi ogni volta, sai, ci chiedevamo con Tiziana, adesso cosa ci inventiamo? Poi devi seguire la cronaca, no? Vedere... Sì. Se magari c'è qualche notizia su cui si può giocare, sempre stando attenti poi alla sensibilità della gente, inventare certo. personaggi
nuovi, però è stato bello. Senti, qual è il tuo personaggio preferito? Allora, io non sono un amante della satira politica, in realtà, quindi mi è piaciuto giocarci per la prima volta, quindi per Internotto. Quindi, bene. Non sono attento alle notizie riguardanti la politica, quindi la Barion è stata una... Peola, ma Peola è un'idea tua o di Tiziana? Così, per chi devo ringraziare, Peola, chi deve ringraziare? Ma sai che succede? Che adesso non me lo ricordo più, perché è passato del tempo, non lo so se Tiziana se lo ricorda, non lo so. Ma no, stata vabbè, l'idea. Poi... Il nome sicuramente io, perché da Burioni abbiamo detto facciamo la Barion. Sì, Barion è nascita. Paola è venuta perché giustamente non si poteva chiamare Paola, una che è americana, così Paola doveva essere. Ma avete proprio storpiato. Insomma, tu il personaggio preferito è la Barion. Tiziana, a te non l'ho mai chiesto, il tuo qual è? In quali panni ti sei sentita più a tuo agio? Ma guarda, chiedere a un interprete qual è il personaggio più... Io sono affezionata un po' a tutti. A me è piaciuto tantissimo, come diceva Massimiliano, provarmi nella satira politica, perché è stata la prima volta anche per me. Per cui ti devo dire che stare nei panni della Azzolina, ecco, vero? Ah, ogni volta che indosso la parrucca con i capelli neri io mi sento molto Azzolina, ecco. Senti, siccome mi sta piacendo questo giro, lo continuo. Luca, a te quale personaggio di Tiziana ti è piaciuto? Oddio, il primo amore non si scorda mai. E qual è? Tesso. Tra l'altro, Tatiana, la prossima settimana so già che verrà a salutarci, perché ricordiamo che poi il 28 maggio sarà l'ultima puntata, sarà una sorta di grande best, per cui insomma io vi invito già da adesso ad essere presenti, e Tatiana verrà a salutarci la prossima settimana. Diamo questa anticipazione, questa chicca. Musico felice, tu chi ti ha fatto sorridere di più? Io credo che Peola le passi tutte. La Barion, ma... La Barion mi ha fatto pensare che fosse, diciamo, non ero preparato nella storia di questa dottoressa, pensavo fosse un'oriunda, diciamo, pugliese, quindi masticava l'americano, però voglio dire, si sentivano le sue origini. Ogni tanto qualche cadenza altra l'aveva, non proprio statunitense. Io invece devo dire che ho proprio un debole per Maga Malocchio. Io trovo che sia straordinaria e secondo me lì, Massimiliano, ti sei divertito parecchio, di la verità. Ma sai cos'è? Adesso stavo riflettendo con questo giro di opinioni, che forse credo che qualunque autore sia contento delle invenzioni, perché sì, la parodia, sì, l'imitazione, l'azzolina, però quando inventi un personaggio crei qualcosa di nuovo, forse è più stimolante, più divertente. Quindi una Barion e una Maga Malocchio sono più divertenti di una Azzolina. La governante di Conte. Josephine, già come dimenticarla. Infatti, volevo dire che Josephine ha riscosso molto successo. È vero. Chissà, magari tornerà, noi è ottobre, chissà, probabilmente, adesso dobbiamo ristrutturare il palazzo con questo bonus 110, sai Massimiliano, poi può essere che a ottobre facciamo in tempo a rientrare, chissà, insomma intanto ci viviamo l'estate e queste due ultime puntate. E noi siamo ai saluti, adesso che si spengono le telecamere chiederemo anche al nostro Danilo Cinquino e Andrea Di Fabio, i nostri super tecnici, quali sono i loro personaggi preferiti della nostra Tiziana Di Tonno. Intanto tocca salutarci. Massimiliano, grazie per essere stato grazie qui con noi e per tutto il lavoro che hai fatto in questa stagione. Grazie a voi, Tiziana. Io ringrazio anche naturalmente gli ospiti Giancarlo Magalli, Mauro Pagani, grazie Luca, Alessandro, Tiziana, un bacio ad Andrea e Danilo, ci ritroviamo qui Rete 8 venerdì. Ciao Massimiliano, ciao. Ciao Max.